Sì, credo che ci sia una capacità dei nostri due gruppi, sia la Camera che il Senato, di essere assolutamente incisivi su quello che è il lavoro di opposizione a questo governo Renzi. Siamo un gruppo che lavora tantissimo, abbiamo piazzato parecchi uomini nelle prime posizioni, questo i nostri capi dovrebbero essere molto fieri come i nostri militanti. Questo vuol dire non andare a Roma a scaldare la sedia, ma fare un lavoro certosino che mette in condizione il governo un po' di stare attenzione su chi va là. È più difficile fare opposizione o essere maggioranza? Ma guarda, la maggioranza a volte si vive un po' su quello che fa il governo. Noi invece come opposizione ci leggiamo gli atti dal primo all'ultimo, facciamo una sorta di screening di tutte le questioni, andiamo a cercare tutte le virgole, tutti i sotterfugi, e questo implica una marea di lavoro proprio di verifica. Ecco, allora dal suo punto di vista quali sono invece i partiti che fanno meno in Senato? Ma adesso dire chi fa meno lo dicono le statistiche del Senato. Chiaro è che se un'opposizione come noi, le opposizioni, facessero il lavoro che facciamo noi, probabilmente Renzi l'avremmo già affossato da un pezzo.